yogi, namaste. Iniziamo la nostra pratica di oggi, che è una pratica dedicata a Muladhara, il nostro primo chakra, il nostro centro energetico importantissimo in quanto di sostegno, rappresenta le nostre radici, le nostre sicurezze, infatti è posto proprio alla base della nostra colonna, è anche detto chakra della radice comunemente, e è il chakra che governa la nostra stabilità, la nostra forza, la nostra sicurezza sia a livello fisico che energetico. Iniziamo la nostra pratica in posizione comoda, seduti a terra, e utilizzando un mudra molto potente, che è un mudra, quindi il mudra è un sigillo e è una particolare tipologia di yoga che utilizza determinate posizioni, appunto sigilli delle mani, per andare a toccare determinati punti, sia fisici che appunto più sottili. Iniziamo in Abhaya Mudra, che è il mudra della protezione contro la paura. E quindi la nostra mano destra la portiamo più o meno all'altezza della spalla e avviciniamo il gomito al nostro torace. Il palmo rimarrà ben aperto durante tutta la respirazione e anche meditazione, definirei, e la mano sinistra invece la portiamo così a coppetta, un po' rilassata. Possiamo decidere di tenerla o davanti al petto, quindi al nostro cuore, o sulla coscia se preferiamo in grembo, come siete più comodi. Chiudiamo gli occhi a questo punto e iniziamo a portare la nostra attenzione al respiro. Il nostro respiro profondo, completo, che non si limita alla parte superiore dei polmoni, ma riempie tutta la capacità toracica e scende giù fin sotto l'ombelico alla pancia. Se voglio, durante la respirazione posso ripetere mentalmente il mantra, il bija mantra, quindi il mantra seme, LAM, che è quello dedicato a Muladhara, appunto. Muladhara è rappresentato da una luce rosso rubino e da una figura geometrica molto stabile, la più stabile in assoluto, il quadrato, contornato appunto da quattro petali. Possiamo immaginare anche questa visualizzazione nella nostra mente, inspirando ed espirando. E immaginare questa luce rossa che ci sostiene e si fa sempre più forte. La nostra mano destra è uno scudo contro le nostre paure, le nostre ansie, le nostre insicurezze. Ed è qui che lasciamo rimbalzare tutto ciò che ci destabilizza, a livello fisico, mentale, lavorativo, affettivo, e lo lasciamo scivolare giù a terra. La nostra mano sinistra lo raccoglie e lo lascia andare via, lo lascia scivolare verso il terreno. Il primo chakra è collegato appunto all'elemento terra, il più stabile, denso e materiale tra tutti e quattro gli elementi. Decidere di continuare questa respirazione tutto il tempo che voglio, magari mettendo in pausa il video. Noi al momento proseguiamo con la nostra pratica, quindi apriamo gli occhi e ci portiamo lentamente in posizione verticale in cima al nostro tappetino o sfruttando ancora la sua lunghezza. Iniziamo da un'altra posizione, da un'altra asana molto stabile. Dobbiamo radicarci, appunto mettere radici, avere questa stabilità nelle nostre fondamenta per poi poterci sollevare verso l'alto. Andiamo a portare i nostri piedi
un pochino divaricati i paralleli tra loro alla larghezza delle anche e andiamo ad attivare tutta la muscolatura, quindi le dita dei piedi sono ben larghe e radicate a terra, proprio come fossero delle radici di un albero. Le nostre gambe si attivano, attiviamo l'addome, attiviamo i glutei ed inspirando solleviamo un attimo le braccia verso l'alto ed espirando giù le abbassiamo di nuovo sulle spalle, anche le nostre mani sono attive, quindi non in eccessiva tensione, ma attive, le lascio scorrere lungo i miei fianchi. Appunto, stiamo rappresentando la figura della montagna, la stabilità, la forza. Chiudiamo gli occhi se vogliamo e ci concentriamo sul nostro peso che abbiamo distribuito su tutti e quattro i lati dei nostri piedi e questa stabilità ci ancora perfettamente al terreno. Facciamo qualche inspiro ed espiro profondo e prendiamo conoscenza e poniamo attenzione anche al nostro corpo, quindi dal respiro ci spostiamo anche al corpo. Cerchiamo di capire se ci sono zone in tensione, stiamo attenti a mantenere comunque il bacino un po' in retroversione con il coccige che punta verso il basso, senza caricare la regione lombare. Ancora un inspiro profondo, visualizzatevi come delle montagne, fiere e immobili che si stagliano all'orizzonte. Ed espiro di nuovo, apro gli occhi. Adesso andiamo a scaldare un pochettino anche i nostri piedi e le nostre caviglie che sono essenziali per appunto tenerci con i piedi per terra e sostenere tutto il peso del nostro corpo. Adesso andiamo ad avvicinare un pochettino gli alluci tra loro, lasciando un piccolissimo spazio tra i talloni. Di nuovo attivo il bacino, attivo i glutei e le gambe. Inspiro, mi sollevo sulle punte e tiro sulle braccia. Ed espiro, scendo. Inspiro di nuovo, mi sollevo. Ed espiro, scendo. Un'ultima volta, inspiro su. Ed espiro di nuovo, apro le braccia, le gambe e riprendo un attimino la mobilità degli arti inferiori. A questo punto mi sposto sul lato corto del tappeto, quindi in cima al mio tappetino. Andiamo a fare qualche piccolo esercizio per riscaldare un pochino la nostra schiena. Di nuovo inspiro su, questa volta rimango in basso con i piedi ed espirando faccio perno le anche e allungo semplicemente la schiena in avanti. Con le braccia dritte, bene davanti a me, i palmi che si guardano. Ed espiro di nuovo giù, mi abbandono. Se voglio posso piegare un pochettino le ginocchia e avvicinare il mio torace alle cosce. Mi abbandono giù. Posso fare anche qualche piccolo movimento con le spalle e con le gambe, proprio per liberare un pochettino la tensione, muovermi, ritrovare il contatto con me stessa. Continua ad inspirare, ad espirare, il respiro che guida il mio movimento. A questo punto, srotoliamo la schiena lentamente verso l'alto. Una vertebra dopo l'altra. Ancora un inspiro su, le mani, le spalle rimangono basse e lontane dalle orecchie. Scendo giù, mani al centro del petto e di nuovo giù, mi chiudo in Uttanasana. Fronte alle ginocchia, posso di nuovo tenere piegate un pochettino le ginocchia per evitare un'eccessiva tensione. Inspiro, mi sollevo per metà, schiena a tavolino e i palmi si guardano. Guardo il punto davanti a me ed espiro di nuovo, scendo, mi lascio andare. E lentamente di nuovo mi sollevo piano piano, vertebra dopo l'altra. Visto che dobbiamo radicarci e stabilizzarci, andiamo subito a praticare Vrksasana, ossia l'asana, la posizione dell'albero. Spostiamo tutto il nostro peso su una gamba, la sinistra ad esempio. Quando ci sentiamo ben radicati su questa gamba, quindi il nostro corpo è totalmente attivo e poggia tutto sul nostro piede, caviglia, gamba sinistra. Il piede destro posso portarlo in appoggio vicino alla caviglia, con le dita ancora a terra per aiutarmi con l'equilibrio. Posso
posso alzarla al polpaccio, facendo attenzione a mantenere sempre le anche ben allineate e dritte davanti a me, o se preferisco, aiutandomi con la mano, lo porto direttamente verso l'interno coscia. Devo tenere assolutamente attiva la zona delle pelvi, i glutei e il bacino, tutta la fascia addominale. Con il piede destro vado a schiacciare, a spingere contro la coscia sinistra e contemporaneamente anche verso il basso. Controllo che le mie anche siano allineate e immagino che nel piede sinistro io stia sviluppando una forza calda che mi ancora al pavimento. Sto mettendo radici sempre più a fondo nel terreno. Se voglio posso aprire le braccia se mi sento stabile giù le spalle e portarle sopra in questa maniera, rappresentare la chioma di un albero, i rami veri e propri. E posso immaginare di essere un albero alto che si staglia a fiero, c'è vento, mi muove, mi sposta, mi fa oscillare, ma io sono radicato e non mi potrà mai passare via da questa posizione. Se voglio posso unire i palmi delle mani sopra la testa in gesto di preghiera. Inspiro ed espiro. Ancora e lentamente sciolgo la posizione. Riprendo un attimo la mobilità nelle gambe, nei piedi. Posso muovere un pochettino anche le caviglie. E quando sono pronto mi sposto di nuovo, questa volta però sul lato destro, quindi attivo la mia gamba destra e di nuovo con la sinistra vado a portare il piede o a fianco alla caviglia o al polpaccio o più su, mai al ginocchio. Trovo la mia stabilità nel mio centro, fisso un punto dritto davanti a me, scelgo il mio drishti. Posso portare le mani di nuovo in agile mudra davanti al petto o sollevarle come prima. Vado ad attivare Mula Bandha. Un Bandha è un sigillo che mi permette di concentrare la mia energia in determinati punti. Mula Bandha lo pratichiamo stringendo e attivando la zona di ano, genitali e ombelico. Andiamo anche a lavorare quindi sul pavimento pelvico. Mula Bandha ci aiuta proprio a caricare il nostro chakra muladhara di energia. Inspiro ed espiro ancora. Se perdo l'equilibrio, riprendo pian piano e ricomincio. Ed espiro, sciolgo. Ci portiamo in testa al tappetino. I piedi sono vicini tra loro. Mula Bandha sarebbe bene tenerlo attivo durante tutta la pratica. Sarà difficile soprattutto all'inizio, quindi ogni tanto prestiamoci attenzione. Se vediamo che abbiamo rilassato, lo riattiviamo semplicemente. Inspiro su con le braccia, giù le spalle. Ed espiro, scendo di nuovo. Inspiro, salgo, mi sollevo. Ed espiro giù di nuovo con la schiena, mi chiudo in Uttanasana. Un passo lungo o un salto e mi porto in Adho Mukha, la posizione del cane a testa in giù. Divarico le gambe più o meno alla larghezza delle anche, stendo bene le braccia, riempio lo spazio tra le scapole, l'ombelico è spinto indietro verso la colonna. Faccio forza con i piedi e con le mani, spingo i talloni a terra, anche qui se trovo quest'asana troppo intensa, posso semplicemente piegare ancora qui un pochettino le ginocchia e magari stendere una gamba dopo l'altra in successione, senza forzature. Guardo con i miei occhi l'ombelico e stendo bene la schiena, apro bene. Inspiro, porto il piede sinistro tra le mani. Il piede destro ruota un pochettino verso l'esterno, più o meno a 30-45 gradi. Quando mi sento stabilizzata in questa posizione, al prossimo inspiro, su il busto, sulla testa, sulle braccia. Il piede
è perfettamente centrato e va ad attivare esattamente il mio muladhara, il mio primo chakra. Sto attenta con il ginocchio sinistro a non oltrepassare la linea della caviglia e a non farlo scivolare a destra e a sinistra. Con il piede dietro spingo bene verso il lato posteriore del tappeto. Con il piede davanti spingo in avanti, come se volesse allungare il mio tappeto. Ruoto bene le anche rivolte alla parete di fronte a me, abbasso le spalle. Siamo nel guerriero 1. Il guerriero che è pronto all'attacco, è forte e è fiero. Inspiro profondo ed espiro. Inspiro ancora ed espiro, ruoto il piede dietro parallelo al lato corto del tappeto a 90 gradi e mi apro lateralmente in Virabhadrasana 2, il guerriero 2. Apro bene le braccia, sollevo i palmi e li riabbasso verso terra per far scendere un pochettino le spalle. Continuo a bilanciare bene il peso, se voglio posso chiudere un pochino le gambe o aprirle per aumentare l'intensità. E con lo sguardo mi rivolgo oltre il dito medio della mano sinistra. E ancora respiro. Ed espiro, respiri profondi, attivo una banda. Al prossimo espiro porterò la mia mano destra dietro, piegata dietro la schiena. Portandomi in flessione, sollevo il braccio sinistro sopra la testa e andiamo nel guerriero capovolto. Con lo sguardo si rilassa una mano al collo, cerco l'incavo del gomito. Allungo bene tutto il mio fianco sinistro e tengo ancora una banda, rimane attivo. Siamo nelle asana del guerriero, asana di forza, di stabilità, di sicurezza, di autostima. Espiro, poggio l'avambraccio sinistro sulla mia coscia sinistra e questa volta è il braccio destro che sale sopra la testa, possibilmente lontano dalle orecchie. Lo spingo bene indietro, abbasso un pochettino il costato cercando di creare un'unica linea retta, obliqua, che va dal mio piede destro alla punta della mano destra, della dita della mano destra, scusate. Inspiro ed espiro, tengo. Ed espiro, ancora un inspiro. Ed espirando porto la mano sinistra a terra. Se è troppo in questo momento posso usare un mattoncino all'altezza che preferisco per aiutarmi un pochettino. Quindi scegliete voi la variante che in questo momento è più comoda. Faccio una bella torsione verso destra, allungo bene il braccio destro verso l'alto, alzo lo sguardo. E stanco il contatto col pavimento, con la terra, sia dei piedi che della mano sinistra. Espiro giù con la mano destra, inspiro, allungo bene la colonna in avanti, espiro, butto fuori tutta l'aria e ruoto verso sinistra, anche qui posso usare un mattoncino di supporto. Espiro, entrambe le mani a terra, mi riporto in Adho Mukha. Percepisco se avverto differenze tra un lato e l'altro del corpo. Allungo una gamba dopo l'altra, distendo bene la schiena, la parte posteriore delle mie cosce. E poi giù, entrambi i talloni a terra, allungo bene. Quest'asana è un'asana di transizione, di riposo. Calma il respiro e la mente. Al prossimo inspiro porto il piede destro tra le mani, questa volta. E il piede sinistro si apre a 30 gradi e su, inspiro sul busto, sulla testa, sulle braccia. Allineo bene le anche, abbasso le spalle.
E siamo di nuovo in Via 1. Nella banda è attivo. Spingo con i due piedi nella direzione opposta del tappeto. E facendo questo allevi un po' la tensione nell'area pelvica. Inspiro ed espiro ancora una volta. Inspiro profondo e apro in guerriero 2. Piede sinistro parallelo al lato corto. Scelgo l'apertura delle gambe che preferisco. Sui palmi delle braccia e giù i palmi. Le spalle sono basse, le mani attive. Lo sguardo oltre il dito medio della mano destra. Vira 2. Spingo bene con i piedi, i lati opposti del tappeto. Mula Bandha attivo. Inspiro ed espiro. Espiro, il braccio sinistro passa dietro la mia schiena e il braccio destro si alza. Mi stando bene, mi allungo. Ed espiro, l'avambraccio destro, sulla coscia destra, su, col braccio sinistro, un'unica linea retta. Dalla punta delle dita della mano fino all'angolo esterno del mio piede. Stendo bene tutto il lato sinistro. E giù. A questo punto posso alzare un pochettino il tallone dietro, ruoto il piede ed inspiro, mi apro verso destra con la mano sinistra a terra. Inspiro, mi allungo verso l'alto. Espiro, scarico la tensione. Giù la mano destra e mi apro verso sinistra. Anche qui di nuovo se ho bisogno mi aiuto con il mattoncino. Se sono comoda posso riportare a terra il piede dietro. Espiro giù entrambe le mani a terra e mi riporto in ave unica. E sto 5 respiri profondi. Guardo l'ombelico, ombelico da colonna. Posso decidere, come prima, di stendere una gamba dopo l'altra. Mi porto in panca, sposto quindi il peso sulle mie mani, le dita sono attive, non vado a gravare troppo sui polsi, non collasso con il mio bacino, ma sono su con l'ombelico risucchiato alla nostra colonna vertebrale e tengo Mula Bandha attivo e espiro di nuovo ad Adho Mukha. Con dei passi o con un piccolo salto porto entrambi i piedi tra le mani, schiena a tavolino e spiro giù, mi chiudo in ottanasana. Inspiro su, braccio in alto ed espiro scendo. Ora mantenendo le mani o in preghiera davanti a me, Anjali Mudra, o magari portandole dietro la schiena, come preferisco, come sono più comoda. Inspiro, allungo bene la schiena ed espiro un passo lungo dietro. Il piede è di nuovo aperto, un pochettino a 30 gradi come prima, allineo bene le anche. Se ho difficoltà a tenere le anche ben allineate, posso semplicemente aprire un pochettino di più le mie gambe. Trovo io la soluzione, la variante migliore per me in questo momento. Inspiro, mi allungo ed espiro giù, scendo. Il busto va verso
la mia gamba, la mia fascia sinistra. Non mi chiudo, mi allungo e guardo bene in avanti, attivo mula banda. Espiro. Ancora una volta inspiro. Ed espiro. Riporto entrambi i piedi in cima al tappetino. Di nuovo inspiro su, espiro, schiena dritta, dritta, dritta e scendo giù, mani a terra, fronte al ginocchio. Posso eventualmente aiutarmi anche qui con due mattoncini. Inspiro su e questa volta come un passo lungo vado indietro con la mia gamba sinistra. Allineo bene le anche, calibro bene l'apertura delle mie gambe. Ed espiro, posso anche tenere se preferisco le mani qui al bacino. Ed espiro giù, scendo di nuovo in avanti con la schiena. Il busto si avvicina alla coscia. In alternativa posso intrecciare le mani dietro la schiena e sollevarle verso l'alto. Chiudiamo un pochettino le ginocchia, spostiamo il peso indietro e ci sediamo in Utkatasana, la sedia. I palmi delle mani sono possibilmente uniti sopra la testa e spalle basse. E così facendo scendiamo pian piano e ci portiamo in posizione di riposo. Nel nostro rilassamento finale ci stendiamo al tappeto con le punte dei piedi che sono rivolte verso l'esterno, le palmi delle mani verso l'alto. Ci rilassiamo tutte le tensioni. Sentiamo il nostro respiro che si calma man mano e si fa sempre più tranquillo. Sento l'appoggio di tutto il mio corpo, i talloni, i polpacci, i glutei, le spalle, riesco ad abbassarle ancora un po' e a distendere il dorso delle mani, i gomiti e la mia nuca. Porto il respiro dove sento tensione. Chiudo gli occhi e immagino di essere lunga e sdraiata su un terreno soffice, morbido. Visualizzo il suo colore rosso-bruno e immagino di toccarlo un po' con le mie dita, di tenerlo un pochino tra le provo anche a percepirne l'odore. Muladhara, il nostro primo chakra, è associato al senso dell'olfatto, collegato a sua volta all'istinto. Mi sento abbandonata sempre di più, come se stessi sprofondando letteralmente nel terreno, che mi accoglie, caldo, come in un abbraccio. E mi lascio andare pesante, giù, mi abbandono, e divento parte integrante di esso. Non riesco più a percepire la singola parte del mio corpo. Sono unita alla materia. Il mio respiro si fa sempre più lento e rilassato. Immagino ora di piantare un piccolo seme all'interno di questo terreno. E tutta questa energia di cui ho beneficiato e con cui mi sono caricata durante la pratica, vado a portarla all'interno di questo seme, che comincia presto a mettere radici, che si fanno sempre più lunghe e profonde, e assorbono tutto il nutrimento possibile dal terreno.
il seme inizia a germogliare e cresce in altezza. Il fusto, il tronco, si fa sempre più alto e slanciato, stabile. Mi sembra quasi di sentire l'odore della corteccia. Mi sollevo verso l'alto, cresco, cresco, cresco e non ho paura di cadere, sono stabile. E mi spingo ancora più su. E a questo punto posso distendermi, allungarmi e far uscire tutti i rami che vanno presto ad accogliere i germogli, le prime foglie. Oso, mi spingo oltre. Cresco, mi rigenero. Scambio l'energia con l'aria, con quella del terreno. E questa nuova forza vitale mi permette di mettere a frutto tutto il mio potenziale e di trasformare questi germogli in fiori e poi in frutti. E potrò tornare qui, al mio albero, tutte le volte in cui ne sentirò la necessità. Posso restare in Shavasana, in questo rilassamento ancora un po', e solo quando mi sento pronta posso iniziare a portare di nuovo l'attenzione al respiro e al mio corpo, a muovere le dita delle mani e dei piedi e magari a roteare un pochino le caviglie e i polsi. Mi stiro bene verso l'alto. E infine porto le ginocchia al petto e mi abbraccio. Posso ondeggiare un pochino con la schiena a destra e a sinistra. Massaggio bene la mia colonna. E quando sarò pronta, mi porterò su un fianco, nel destro o il sinistro, come preferisco. E lentamente, aiutandomi con le mani, mi riporterò ancora con gli occhi chiusi, godendo di questo rilassamento in posizione comoda. Sento il mio corpo più forte, più rilassato e al contempo più stabile. Lascio andare le ultime tensioni con i miei respiri. Pian piano inizio a riaprire gli occhi, a massaggiare le mani sulle ginocchia e sulle cosce. Porto le mani in un Jolly Mudra davanti al mio viso. Schiudo le mani un pochettino e vado a coprirmi gli occhi. Faccio un ultimo respiro di questa pratica, di queste sensazioni, di queste emozioni, ed espiro, lascio andare. E mi ringrazio per questo tempo dedicato alla mia sicurezza, alla mia stabilità e al mio primo chakra. Grazie per aver condiviso questa pratica con me.